Ciao e benvenuti nel video delle location del film Luca della Pixar, diretto dal regista Enrico Casarosa, nato a Genova e cresciuto viaggiando attraverso le spiagge rocciose delle Cinque Terre e le sue dintorni. Adesso mi trovo a Livorno, ma fra pochissimo mi metterò in viaggio verso le bellissime Cinque Terre. A dopo! Enrico Casarosa è stato nominato all'Academy Award, ha ricevuto una candidatura nel 2012 per il premio al miglior cortometraggio d'animazione per La Luna. Non so se l'avete visto, ma lo trovate anche su Disney Plus, è veramente carino. E diciamo che è noto soprattutto per il suo lavoro in film come Cars, Ratatouille, Coco e anche Up. La Casa Rossa qui al Trio Maggiore è stata utilizzata come ispirazione per la casa di Giulia Malcovaldo. Nel suo cognome si nasconde un omaggio a uno dei romanzi più belli di Italo Calvino. Trio Maggiore è il primo borgo marino proveniente dalla Spezia. Si estende dalle coste del Mar Ligure ai monti dell'Appennino lungo le due vallate. Trio Maggiore è anche un centro importante per il mondo della pittura. Telemaco Signorini, pittore fiorentino dei macchiaioli, immortalò molti panorami e scene del paese da metà dell'Ottocento in poi. Vi allego il dipinto Rio Maggiore del 1985, dove potete vedere proprio la Casa Rossa. Eccoci sotto la Casa Rossa! Ah, guarda, qui vedi, divieto di sorvolo. No drone zone. Wow, siamo proprio qui sotto! Guarda, mi lascia anche la panchina. Per mare. Eccoci a Vernazza! Ah, guardate che meraviglia! Siamo sul sentiero che porta alla Torre Cilindrica e questo sentiero porta a Corniglia ed è molto probabile che facesse parte del sistema fortificato del Castrum Vernatio. Eccola lì! Piazza di Porto Rosso si ispira alla piazza di Vernazza e alla sua geografia. Vernazza è uno dei luoghi più iconici utilizzati nel film. Questo borgo sorge su un piccolo promontorio che si inserisce nel mare, come potete vedere. Direi che 3 metri sopra il cielo ha preso il sopravvento anche qui. Wow! Vi ricorda qualcosa questa grotta? Sì! Ed eccoci alla grotta di Vernazza, che non è la grotta dei falsari come ho sentito dire in altri video. Dalla via principale del centro storico di Vernazza si potrà certamente notare una piccola area sbarrata da un paio di transenne. Questo è l'ingresso alla grotta di Vernazza, situata proprio sotto alcune case. Thank you.
Del film è un mix degli anni 50 e 60 in una città immaginaria. Il regista ha fatto un mix utilizzando diverse parti di ognuna delle cinque città reali delle Cinque Terre: Monte Rosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore, per dar vita al borgo immaginario di Porto Rosso. Un misto tra Monte Rosso e Porto Venere. Grazie. Sono tantissime omaggi nel film che mettono in risalto i colori iconici, il cibo e l'architettura. Possiamo vedere le creuse, termine ligure che indica il tipico viottolo stretto o mulattiera che fende spesso verticalmente le colline del genovesato. Se ho sbagliato il termine, correggetemi. E anche la focacceria, la latteria San Giorgio, che rievoca il santo simbolo di Genova, anche se il patrono sarebbe San Giovanni Battista, però San Giorgio è diventato il simbolo della città, ecco. È carina! Vai dopo al porto, vieni! Siamo venuti a mangiare qui. Io ovviamente voglio prendere, proprio come nel film, le... Ma questa è la carta di vini? Sì, perfetto, ho sbagliato, la carta di vini. Ah, c'è anche scritto vini, perfetto. Menù, passa il menù. Ok, iniziamo bene. Volevo prendere le... Trinetta al pesto. Il cibo nel film ha un ruolo veramente importante, infatti vediamo i protagonisti sfidarsi a chi mangia di più, poi compaiono le trinette al pesto, la focaccia con il prosciutto, il gelato. Ad esempio, per non dire le parolacce, utilizzano nomi di formaggi tipo Santa Mozzarella, Santo Pecorino. Il video delle locations di Luca termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Come nel film!